Ritengo che sia una proposta degna di attenzione, come tutte quelle che arrivano a decine all'UNESCO, sarà valutata, anche se credo che prima di riconoscere qualcosa come patrimonio dell'umanità bisogna che questo qualcosa esista. Ma esiste la Padania, scusi professore? No, non esiste infatti. Esiste la Val Padana, o diversa geograficamente intesa. La Padania come intesa da chi la conclama è cosa un po' diversa, ammesso che esista. Ammesso che esista. Senta, cosa si può riconoscere invece? I formaggi, si possono faccia un esempio di cosa si può riconoscere in Padania, anche per La Padania è una terra ricca di tradizioni, di beni culturali, di paesaggi, di grandi risorse idriche. La Val Padana è la struttura portante dell'Italia che collega il nord al sud, perché è la struttura che sviluppa il territorio intorno al Po. Il Po è la grande arteria idrica dell'Italia. In un mondo che va verso il problema idrico, credo che sia una ricchezza infinita l'acqua del Po. D'altro lato, cosa vuole? Parlare di energie per la vita e parlare di acqua è la stessa cosa. Non è un caso, credo, che l'Expo del 2015 come tema abbia energie per la vita, e quindi credo che una delle grandi energie sia proprio la risorsa idrica. Quindi se loro proponessero qualche cosa che gira intorno a questo, forse sarebbe più saggio che non proporre astrattamente una categoria dello spirito, sì, che non c'è, insomma, che non esiste la Padania, forse evocarlo con il tavolino, quello spirito. Sì, sì. Bene, professor Puglisi.